che inopinatamente è stato pubblicato sui giornali, ha colpito profondamente l'opinione pubblica, ha rotto il rapporto di fiducia tra la comunità e l'istituzione. E questo io lo denuncio, loro lo avvertono sul piano personale, avvertono la difficoltà di presentarsi di fronte alle persone che vivono una condizione di fatica e di difficoltà. Il Consiglio regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, la Giunta regionale mi sembra un fortino dorato in questo momento, tutti asserragliati dentro, con le dichiarazioni e con gli impegni alla responsabilità, all'occuparsi dei problemi del Piemonte. La realtà è un'altra. Oggi la Regione Piemonte è un'istituzione in bilico, è una istituzione che assomiglia a un fortino dorato che viene protetto, ma così facendo si allarga ancora di più la distanza tra l'istituzione e la comunità piemontese. E anche il segretario regionale d'Italia dei Valori, Antonio Punzurudo, ha commentato le questioni giudiziarie e l'incontrollabilità dei consiglieri d'Italia dei Valori che non intendono dimettersi. Ascoltiamolo insieme. Antonio Punzurudo, qual è la situazione adesso della Regione Piemonte? Beh, è sotto gli occhi di tutti, è una situazione veramente drammatica, ma drammatica non solo per il caso Rimborsopoli, che semmai ha messo l'accento ad una serie di problematiche che esistono da tempo, da quando Cota è diventato governatore del Piemonte. Drammatica perché, insomma, una regione dove, ecco, posso citare un esempio, la sanità. La sanità è quella che prende praticamente quasi l'intero budget della regione Piemonte. E l'80% è destinato sulla sanità, una sanità che in questi 3 anni e mezzo ha visto addirittura già le dimissioni di 2 assessori, la Ferrero prima, Monferrino dopo. Questo fa capire che la Regione Piemonte è assolutamente ormai in panne, non si capisce come possa uscire da una situazione terribile nella quale si è andata a mettere, e quindi io credo che al momento attuale non si possa fare altro che tornare subito ad elezioni.